Oggi voglio parlare del anti-firewall. L'anti-firewall. Allora, per me l'anti-firewall, devo fare una battuta cattiva, perdonatemi, la devo fare. Un buon anti-firewall, sapete qual è per me? Adblock. Allora, perché ho detto Adblock? Se voi andate sul secondo canale mio, ho parlato di Adblock pure, perché secondo me bisogna usare Adblock. Facendo un riassunto molto corto, Adblock non deve essere usato su YouTube perché è una piattaforma veramente fatta bene, però quando si naviga su internet bisogna avere non uno ma due Adblock. E poi spiego tanto il perché. Comunque i firewall funzionano. Allora, l'adblock quasi, gli adblock, l'adblock, perché voi identificate solo quali adblock, esistono tanti adblock. A volte ne approfittano persone e lestofanti, chiamiamoli così, che insieme alla pubblicità, allo spam, alle caselle che si aprono, ci sono anche, dove potresti anche cliccare o visionare, dove sono anche dei siti malevoli che rubano informazioni, date, mettono virus, eccetera, eccetera. Va bene? Il firewall fa questo, in poche parole, blocca le cose. Quindi anche anti-block, se non ve le fa apparire, già come se fossero firewall. Poi, mio parere personale sui firewall. Io conosco, lo devo ammettere in questo caso, sono abbastanza ignorante, conosco pochi firewall. Precisamente conosco Norton, Kaspersky, Zone Alarm, Bonanima una volta sì che era un vecchio firewall veramente come si deve, oltre perché c'era pure poca concorrenza, e Komodo, che so che è quello che so, che è il più famoso, il più usato, il più potente, ed è quello che se non lo sai usare bene un firewall, soprattutto Comodo, è capace che fai danni. Non è che fai danni, blocchi i programmi e poi per sbloccare devi passare mezza giornata. E la prima installazione di Comodo, come ogni firewall, ogni cosa che farai ti domanderà: sei sicuro? Sì, sembra ritornati all'era di Windows Vista. Sei sicuro sì o no? Sei sicuro sì o no? Devi sapere ogni cosa, se sì o no, in poche parole, di quello che stai facendo. Dopodiché ricorda tutto, ricorda, io lo sto spiegando in una maniera povera, ricorda tutte quante le vostre risposte e poi lui vi evita di farle in futuro quando incontrerete problemi con quei siti, con quelle cose là. Ora, io ho parlato di questo, il mio consiglio personale su quale firewall usare, per me Comodo, va bene? Comodo per me è buono. In caso se avete pareri contrastanti, roba del genere, pensate che ci sia un altro firewall migliore di Comodo o secondo le vostre esperienze ed esigenze, non vi preoccupate, scrivetelo qua sotto in una maniera pacifica, educata e tranquilla. Scrivetelo qua sotto. In caso, come ormai in questi ultimi video ho detto e ho fatto vedere, vi consiglio anche di visitare un sito. Non è un sito tanto famoso, tanto conosciuto e soprattutto non detta le leggi per far cadere una software house. Però è veramente fatto bene, fatto come si deve. La grafica un pochino spartana e tutto il resto, ma io lo reputo un sito buono e affidabile. Il link lo trovate sotto in descrizione che vi rimanda direttamente a questa schermata qui. Questa schermata qui, se voi scendete sotto sotto, ci sono i risultati, andiamo direttamente ai risultati con i voti, le percentuali, eccetera, eccetera. Va bene, primo posto, combinazione, chi c'è? Comodo, 100%, 10 più, excellent 100%. A puttana, pare che ti hanno pagato per scrivere così tanto. Comunque, ora ci sarà qualcuno che penserà: sai che alcuni siti vengono pagati dalle due. Sì, è vero, però. Guardate una cosa, ragazzi, sì che vieni pagato per imbrogliare determinate e determinate cose, però immaginatevi che una ditta, ecco, pensate non lo so, un Mister X, no, della sanità importante mondiale, no, venga pagato dalla Marlboro per dire: le sigarette adesso non provocano il cancro, fanno bene alla salute. No. Non è così, certo ci sono mazzette, raccomandazioni, eccetera, eccetera, pubblicità, però i test devono essere fatti. Quando una cosa è malevola o
Come per esempio la penicillina, l'antibiotico non fa il suo lavoro e perché è stato testato, eccetera, eccetera, ci sono state delle riviste mediche che hanno pubblicato questo, con tutto che hanno preso soldi. La stessa cosa funziona proprio con, ecco, con l'aspirina. L'aspirina nostra dei computer è il firewall, detto chiaramente. Quindi i dati devono essere riportati a, non al 100% per i più malfidati o per chi è della legge complottista dove vede tutto il complotto, non sono al 100% ma devono essere a forza al 90%. Quindi cacciate un 10% a tutti quanti e alla fine rimane sempre comodo al primo posto. Ok, e ci sono tutti i risultati e indica pure qual è quello gratuito e quello a pagamento. Ma non dice che, allora vi spiego bene, da alcune parti leggete free, cioè il software tutto completo lo potete reperire in una maniera gratuita. Alcuni, facendo l'esempio, come se non erro, ormai non lo uso più, non lo conosco ormai da anni, zone alarm, c'è la versione gratuita, vediamo se, ecco, c'è la versione gratuita e la versione a pagamento, va bene? Ora, in questo caso dovete andare a vedere voi. Comunque andate sul primo, se in caso non volete proprio avere problemi di soldi o essere così con le braccine corte su persone che si prendono il culo e pensano alla vostra serenità del computer e alla protezione del vostro computer, non ci volete dare soldi. Bestie. Almeno che se perdete i dati non fa niente. Si perde la partita di Assassin's Creed, poverini. Non fa niente, ma se sono dati di lavoro, ci sono cose di lavoro, qualche cosina ce la potete spendere. Comunque, stavo dicendo, qui c'è la lista con i migliori, c'è la percentuale, andate più la percentuale è alta e meglio è. Poi ci avete pure la parola fianco free, quindi scegliete voi. Dove reperirlo è semplicissimo. Selezionate, guarda, lo sto facendo proprio per chiaviconi. Selezionate la parola, il software che vi piace di più, lo scrivete su Google. Costa la linea internet. Vai così, vai. Ecco qua, e vi porta al sito. Eccolo qua. E andate sul sito, eccetera, eccetera. Quindi, questo è il mio parere, e le mie idee, e il mio link, e il mio canale, e il mio video sui firewall. Va bene? Vi ringrazio ancora del tempo che mi avete dedicato. Vi chiedo scusa se in qualche modo vi ho offeso. Io non volevo offendervi, voglio solo riuscire a sbloccare. Alcune persone hanno troppo delle idee convinte, forti in testa. Non bisogna mai essere così convinti. Sì, bisogna essere convinto. Tipo, a me non piace prendere un palo nel culo, va bene. Su quello siamo tutti ok, perfetto. Però su alcune cose bisogna essere un pochino morbidi, malleabili, capito? Ci sono software che, per esempio, negli anni 90 e 2000 andavano bene, andavano alla grande come zone allarme. Però adesso zone allarme va a scrivere al cazzo, detto chiaramente. Quindi non bisogna ostinarsi su questo. Va bene? Bisogna essere un pochino aperti mentalmente. Ora qui vi state pensando, Google, YouTube, la fusione, Windows 8 che è sempre un cazzo di tablet, invece io ho un computer, perché mi serve un tablet su un computer? Bisogna essere un pochino Konnichiwa. Signori, se siete arrivati alla fine del video e vi è piaciuto, scrivete Konnichiwa. Ti saluto pedifico. Ah.